Buonasera, nella cassetta di oggi vedremo due documentari dedicati a due perfette macchine biologiche, il riccio e lo scoiattolo, due animali molto diversi ma che hanno dimostrato una straordinaria capacità di adattamento. Il riccio addirittura è comparso sul nostro pianeta intorno ai 15 milioni di anni fa e ancora se ne va in giro con la sua pelliccia corazzata che lo protegge da aggressioni di animali molto pericolosi come le vipere. Il riccio è ben accetto agli agricoltori perché è un animale pulitore, cioè ripulisce gli orti dalle lumache, dalle chiocciole e anche dai topi. A volte uccide anche delle vipere, però contrariamente a quanto si pensa non è immunizzato contro il suo veleno. Con le sue 6.000 spine sulla schiena si racchiude a palla in caso di pericolo, però purtroppo nel corso dei 15 milioni di anni della sua evoluzione non c'erano automobili e quindi non ha saputo adattarsi a questi nuovi e pericolosissimi predatori. I ricci infatti finiscono spesso schiacciati sotto le ruote di un'auto o di un camion, dopo essersi inutilmente chiusi a palla per difendersi. Gli scoiattoli, dal canto loro, non corrono questo pericolo. Abili arrampicatori e saltatori, velocissimi, fuggono con rapidità quando avvertono il minimo pericolo. Anche l'uomo viene guardato con diffidenza, ma una lunga consuetudine di familiarità li ha convinti a avvicinarsi all'uomo per prendere il cibo, a volte persino dalle sue mani, come fanno anche certe marmotte di cui gli scoiattoli sono parenti. Con la riduzione delle foreste, gli scoiattoli hanno perso molti dei loro ambienti naturali. In Italia in particolare non sono così diffusi come in altri paesi del Nord Europa o del Nord America. L'Italia nella preistoria era ricoperta di foreste. Un naturalista ha detto con una battuta che uno scoiattolo a quel tempo poteva attraversare l'Italia da un capo all'altro saltando da un ramo all'altro. Oggi questo lo sappiamo, non è più possibile. Ma lo scoiattolo può ancora attraversare l'Italia, entrare in ogni casa, come anche il riccio, grazie a questa cassetta. Vediamola. I ricci sono piccoli animaletti misteriosi, ancora oggi circondati da leggende e superstizioni, e che hanno ispirato la fantasia di infinite generazioni di bambini. La moderna ricerca scientifica ha dimostrato che questi batuffoli spinosi sono davvero animali stravaganti e perciò forniscono spunti eccellenti per favole curiose. I ricci trascorrono l'inverno dormendo in nascondigli ben riparati, imbottiti di foglie e di erba. A cavallo tra marzo e aprile, i primi tepori li inducono a tornare allo scoperto e dopo 4 o 5 mesi di digiuno devono pensare prima di tutto a fare colazione. Quando le primule sbocciano nei boschi, il riccio si mette in marcia sfruttando le sue ultime riserve di energia. I ricci sono onnivori, vale a dire che mangiano di tutto. Tra le foglie secche non hanno difficoltà a trovare insetti, vermi e lumache. Hanno inoltre il vantaggio di essere immuni alla maggior parte dei veleni che alcuni insetti usano come strumento di autodifesa.
C'è tuttavia un animale che nemmeno il riccio riesce a mangiare, il rospo. Le verruche e le protuberanze sul dorso del rospo sono ricoperte di una sostanza irritante, capace di tenere alla larga anche il più famelico dei predatori. Ma il riccio a volte si sbaglia e allora inizia a strofinarsi la lingua sugli acurei nel tentativo di liberarsi dal cattivo sapore. Del riccio si sa così poco anche perché si tratta di un animale notturno. Per quanto sia piuttosto comune e diffuso in tutta Italia, è difficile avvistarne uno alla luce del giorno. Per realizzare queste riprese, Liz e Tony Bonfort hanno adottato un fotomoltiplicatore, uno strumento usato per scopi militari che intensifica centinaia di volte la debole luce stellare. Il fotomoltiplicatore produce un'immagine monocromatica dalla dominante verdastra, che anche se imperfetta permette di vedere ciò che una cinepresa normale non potrebbe mai filmare nel buio della notte. Si comincia a sentire qualche rumore. I ricci sono usciti allo scoperto e stanno annusando per sentire che cosa c'è di nuovo nell'aria. Grazie al fotomoltiplicatore, i Bonfort riescono a riprendere per la prima volta il corteggiamento di una coppia di ricci selvatici. La prima a entrare in scena è la femmina, ovviamente in calore. Il maschio la raggiunge quasi subito. Le riprese continuano indisturbate, mentre un secondo maschio passa sulla scena senza però fermarsi. La femmina non si concede tanto facilmente e tiene la testa rivolta verso il maschio. Arriva persino a emettere qualche sbuffo minaccioso. Il rito di corteggiamento dura circa un'ora. Alla fine i due si allontanano insieme. Il maschio non svolge alcun ruolo nell'allevamento della famiglia. È solo la femmina che costruisce il nido e si prende cura dei piccoli. Il nido del riccio ha una struttura estremamente compatta, con erba e foglie accuratamente disposte a strati. Il materiale non viene intrecciato. La femmina allinea con cura i fili d'erba girando in tondo e usando il suo manto di aculei come se fosse una spazzola. Tra la fase di accoppiamento e la nascita dei piccoli passano dalle 5 alle 6 settimane. Durante tutto questo periodo, la femmina deve nutrirsi in abbondanza per favorire la rapida crescita dei piccoli nel suo ventre. È in questo momento che i ricci sono particolarmente utili all'agricoltore. Quando lumache e chiocciole invadono gli orti, essi intervengono a limitare il numero degli invasori. Oltre alle lumache e alle chiocciole, i ricci sono noti per apprezzare lucertole e persino topi quando riescono a catturarne. Ma l'antipasto tipico di una tiepida serata primaverile è rappresentato da una bella chiocciola succulenta. Nelle fattorie vecchia maniera, i contadini avevano qualche motivo per non essere grandi amici dei ricci. Un tempo pendeva addirittura una taglia sulla loro testa. Esistono persino antichi libri contabili che riportano somme corrisposte per la loro uccisione. In parte l'ostilità era frutto di superstizioni, ma qualche colpa gli imputati l'avevano davvero.
Il fatto è che i ricci sono ghiotti di uova, per quanto facciano molta fatica ad aprirle. Anche se il furto delle uova di gallina è da imputare solo a qualche individuo più birbone di altri, nessun uccello che nidifichi a terra può stare al sicuro se nei paraggi si aggirano i ricci. Ecco una colonia di gabbiani comuni che mostra segni di evidente nervosismo alla vista di un riccio che avanza sul loro territorio. Un nido incustodito rappresenta sempre un invito allettante. L'ansioso genitore è pronto a spiccare il volo, ma il riccio sembra avere altre intenzioni. Verso l'ora del tramonto, lungo le spiagge lontane dai centri abitati, è facile imbattersi in qualche riccio. Oltre a fiutare tra gli scarti abbandonati dall'ultima alta marea alla ricerca di qualcosa di commestibile, il piccolo mammifero cerca i nidi degli uccelli marini. Un corriere grosso tenta di distrarre l'intruso per proteggere le sue uova, ma il riccio è testardo per natura. Le uova del corriere grosso sono assai più facili da rompere di quelle di gallina. Contrariamente a quanto si creda, i ricci non sono immuni al veleno della vipera, anche se hanno dimostrato di tollerarlo meglio di molte altre specie. I morsi della vipera sono in genere letali e il riccio può confidare solo sulla sua barriera di aculei. Ecco una vipera scattare, tentando inutilmente di mordere un ignaro riccio di passaggio. Gli aculei non sono altro che peli modificati, rigidi e appuntiti. Superano a malapena i 2 centimetri di lunghezza, ma sono molto fitti. Un esemplare adulto può averne anche 6.000. È grazie a questa efficace difesa che il riccio non deve temere quasi nessun nemico naturale, vipere comprese. Le ricerche più recenti hanno anzi dimostrato che il riccio può uccidere e mangiare anche le vipere. Ma gli aculei non forniscono nessuna protezione contro il nemico più acerrimo del riccio, l'automobile. Abbagliato dai fari, il riccio non riesce a fuggire e si limita ad alzare gli aculei e restare fermo. Quando attraversa strade battute dal traffico, le conseguenze sono spesso letali. La sopravvivenza è una questione di fortuna, ma con il continuo aumento del traffico, le piccole creature falciate sulle strade sono sempre più numerose. I ricci vivi non sono facili da vedere, ma gli esemplari morti abbondano nel periodo estivo, soprattutto lungo le strade provinciali. La diffusione di un po' di cultura naturalistica tra gli automobilisti potrebbe permettere di risparmiare molte di queste piccole creature. In Svizzera è nata addirittura un'associazione di difensori dei ricci che svolge una campagna per una maggior cautela nella guida notturna. In genere i giardini sono troppo curati per offrire al riccio la possibilità di nidificare. Quindi la femmina spesso preferisce cercarsi un luogo appartato tra i cespugli, dove in giugno metterà al mondo i piccoli. I neonati hanno aculei sottili e ricoperti da un leggero strato di pelle. Ma dopo 3 giorni spuntano già le prime spine più rigide e bianche. Quelle scure cresceranno più avanti. Per almeno 2 settimane gli occhi restano chiusi. Del resto, nel buio del nido, non hanno bisogno di vedere. I primi aculei, per quanto sottili, sono già molto aguzzi. Le cucciolate sono in genere di 4 piccoli, ma sono state registrate punte eccezionali di 7.
I neonati emettono in continuazione un pigolio molto simile a quello degli uccellini nel nido. La madre va e viene senza preoccuparsi di nascondere la posizione del suo nido. Ma i ricci possono permettersi un comportamento incauto. A parte la volpe, il tasso e l'uomo, non hanno molti nemici da temere. I piccoli verranno allattati per circa 3 settimane, fino al momento in cui gli occhi saranno ben aperti e gli aculei pienamente sviluppati. In questa nidiata c'è un quinto piccolo nato morto. Il cadavere resta nel nido, dal momento che i ricci non si preoccupano troppo delle norme igieniche. La madre gli dimostra poco interesse, ha ben altro a cui pensare. Nel nido i piccoli fanno conoscenza con i parassiti che li accompagneranno per tutta la vita. I ricci ospitano comunemente numerose pulci e zecche. Le pulci passeggiano fra gli aculei e i peli duri che ricoprono la pancia e si nutrono a volontà. Le zecche sono molto meno numerose, ma anch'esse succhiano sangue. Il luogo comune che vede i ricci incapaci di avere cura di sé non corrisponde a verità. Sono perfettamente in grado di farlo, solo che sembrano non preoccuparsene. Piccoli e adulti si leccano gli aculei a vicenda, ma non sembra che questo abbia molto a che fare con l'igiene personale. In effetti producono una grande quantità di saliva che riversano sugli aculei, ma nessuno sa spiegarne il motivo. Forse questo comportamento può aiutare a spiegare una vecchia credenza, secondo la quale i ricci trasporterebbero le mele infilzate sugli aculei del dorso. Questo piccolo si contorce cercando di leccarsi gli aculei sulla schiena. Anche gli adulti lo fanno, forse nel tentativo di rimuovere odori o parassiti. Per secoli si è creduto che nei frutteti i ricci si rotolassero sulle mele cadute dagli alberi per trafiggerle con gli aculei e così portarsele a casa. Questo disegno di 600 anni fa è opera di un monaco inglese. I coniugi Bonfort hanno ipotizzato che il sapore o l'odore delle mele marce piaccia particolarmente ai ricci e li induca a rotolarsi e a strofinarsi contro i frutti. In questo modo, incidentalmente, qualche mela potrebbe rimanere infilzata sugli aculei. Per verificare l'ipotesi, hanno compiuto delle osservazioni sotto il melo del loro giardino. Un riccio ha preso ad aggirarsi tra i frutti caduti a terra, senza però mostrare alcun segno di interesse. Dopo aver rilevato che i ricci non mostrano alcun comportamento particolare nel prato cosparso di mele, Liz Bonfort ha voluto provare a simulare la caduta di una mela sul dorso dell'animale. Ne ha scelta una, matura e morbida, e gliel'ha conficcata sugli aculei del dorso. Eccola infilzata, ma questo ancora non significa che i ricci possano infilzarsela da soli. In conclusione, dobbiamo limitarci a prendere atto che i ricci sono stati visti rotolarsi tra le mele, ma che non c'è alcuna prova che trasportino al nido né le mele né alcun altro cibo. Peccato. La simpatica favola del riccio portamele per ora rimane una storia di fantasia. Nel nido che si trova ai piedi di quest'albero, i piccoli ricci hanno 3 settimane e crescono in fretta grazie al nutriente latte materno. Hanno già cominciato a esplorare il mondo esterno seguendo la madre durante le sue escursioni alla ricerca di cibo, anche se poi tornano al nido per l'allattamento. Ma tutto a un tratto, una sera, la loro infanzia finisce. Durante le uscite in comitiva, veniva loro concessa talvolta una breve poppata, ma per la prima volta la madre nega lo spuntino, girandosi su un fianco o sull'altro per opporre una barriera di spine al muso dei piccoli affamati. E a questo punto il giovane riccio sarà costretto ad andarsene nel buio dei boschi, dove dovrà familiarizzare con strani odori e cupi rumori. Ma essendo appunto un riccio, non ha niente da temere. Dopo le prime visite guidate, la madre sospende ogni tipo di addestramento. Se incontrerà uno dei suoi figli durante le perlustrazioni notturne, lo tratterà come un estraneo.
Ormai il giovane deve affrontare da solo gli alti e i bassi della vita. Per istinto, sa già che gran parte dei problemi della sua esistenza possono essere risolti appallottolandosi. Gli aculei lo proteggeranno da eventuali ferite nel caso dovesse cadere e dai predatori che si aggirano nel bosco durante le ore buie. Nel corso delle sue perlustrazioni, il giovane riccio spesso va a cacciarsi in posti scomodi. Ma anche se in apparenza così goffi, i ricci sono in realtà eccellenti arrampicatori. Mangiando di tutto, possono trovare il cibo un po' ovunque. Tra i bocconi preferiti di questa sera c'è un lepidottero. E come secondo, una lumaca nera. Per la prima volta nella sua vita, il giovane riccio incontra l'acqua e uno dei suoi abitanti. Mentre il riccio esplora e accumula esperienza, il ciclo delle stagioni avanza. Il corpo del piccolo animale, ormai pienamente sviluppato, sta per subire una trasformazione. Gli scienziati stanno ancora cercando di capire ciò che succede quando gli animali cadono in letargo. E il riccio è uno dei loro soggetti preferiti. Le giornate si fanno più corte e più fredde. Ed entrambi questi cambiamenti rallentano l'attività del piccolo mammifero. Ma prima di fermarsi del tutto, il riccio deve costruirsi un nido per l'inverno, in un luogo sicuro e appartato. Ai margini del bosco, sotto un cespuglio di rovi, accumula un mucchietto di foglie e fili d'erba. Tra poco si addormenterà, e il nido gli offrirà un perfetto isolamento dai rigori dell'inverno. Alla facoltà di veterinaria dell'Università di Cambridge si confrontano le funzioni vitali di un riccio in letargo con quelle di un esemplare sveglio. L'elettrocardiogramma dimostra che il ritmo cardiaco dell'animale addormentato è molto più lento rispetto a quello normale che appare nella parte inferiore dello schermo. Nel periodo che precede il letargo, il riccio mangia senza sosta per accumulare tutto il grasso necessario ad affrontare i lunghi mesi invernali. In questa fase il suo cuore raggiunge i 120 battiti al minuto. Quando invece se ne sta appallottolato nel suo nido invernale, i battiti calano a 55 al minuto e secondo alcuni studiosi persino a 20. Tutte le altre funzioni sono notevolmente rallentate per conservare il più a lungo possibile le energie immagazzinate nello strato di grasso. A questo punto l'inverno può anche essere molto rigido, il riccio dorme comunque sonni tranquilli. Se si verifica un intervallo di bel tempo, capita che si avventuri in una fugace escursione per poi tornare presto nel suo giaciglio. Gli scienziati vorrebbero conoscere più a fondo il meccanismo del letargo e potrebbe rivelarsi estremamente utile all'uomo. Ma finora il riccio è riuscito a custodire il suo segreto.
Talvolta una volpe intraprendente riesce a scovare un riccio in letargo, ma questo è un evento raro. L'unico vero problema per il nostro amico è l'avere accumulato sufficienti scorte di grasso per resistere fino alla fine del freddo. Immune ai veleni, ben armato contro i nemici più determinati e capace di mangiare un po' di tutto, il riccio ha giocato molto bene le sue carte per la sopravvivenza. Infatti è un animale antico, apparso sulla Terra almeno 15 milioni di anni fa, ed è giunto brillantemente fino a noi, mentre altre specie ben più grandi, forti e aggressive si sono estinte. Peccato che oggi tanti esemplari debbano giocare la loro vita nella lotteria della strada. Lasciamo il nostro amico della notte per visitare il bosco nelle ore di luce, quando esso è molto meno restio a svelare i suoi segreti e a lasciarci osservare i suoi piccoli abitanti. Ecco un agile saltimbanco, col pelo rossiccio e dei buffi ciuffetti sulle orecchie. Inconfondibile, è uno scoiattolo. Tutti conoscono le acrobazie che compie sui rami più alti degli alberi. E agile deve essere per forza, perché la sua vita si svolge interamente sulle piante. Gli alberi non solo gli forniscono la casa, ma gli offrono anche il nutrimento necessario per tutto l'anno, stagione dopo stagione. Gli scoiattoli abitano i boschi di conifere e di latifoglie, dove non è difficile incontrarli. Simpatici, belli e a volte un po' dispettosi, sono prediletti da tutti i bambini. Lo scoiattolo europeo ha pelo rossiccio o bruno, col ventre più chiaro. Dove però la specie è rimasta a lungo isolata, come in Gran Bretagna, essa ha cominciato ad assumere caratteristiche un po' diverse. Lo scoiattolo è diffuso in tutta Europa, ovunque vi siano alberi. In Italia è presente in tutta la penisola, manca in Sardegna e in Sicilia. Lo scoiattolo dei nostri boschi è una delle 292 specie che appartengono alla famiglia degli sciuridi. Nonostante somigli vagamente a una lepre in miniatura, non ha alcun legame con essa, mentre è un parente stretto della marmotta. Lo scoiattolo inglese e irlandese, che ha la coda più chiara, appartiene alla stessa specie di quello italiano. In marzo e aprile, i rami spogli delle querce e dei noccioli permettono ai raggi del sole di raggiungere il terreno, che si riveste di primule, poi di caledonie e infine di violette. La primavera, stagione della rinascita e della fioritura, è ancora un periodo di magra per lo scoiattolo e deve darsi un grande affare per disotterrare le nocciole nascoste durante l'autunno. Se lo scoiattolo è ancora inesperto, inizia forando la punta della nocciola per poi staccare un pezzetto di guscio per volta con gli incisivi inferiori. L'operazione viene ripetuta finché non riesce a estrarre il seme. Con la pratica imparerà a spaccare il guscio in due al primo tentativo. Come in tutti i roditori, gli incisivi dello scoiattolo non smettono mai di crescere perché si consumano molto velocemente. In questa stagione gli scoiattoli passano molto tempo a terra, cercando le provviste nascoste l'autunno precedente, e spesso si siedono a mangiare in un punto sopraelevato
da dove scrutano i dintorni, sempre pronti alla fuga di corsa in caso di pericolo. Le zampe posteriori sono più lunghe e più forti delle anteriori, ed è per questo che gli scoiattoli scendono dagli alberi a testa in giù, aggrappandosi al tronco con le 5 unghie affilate delle zampe posteriori. Raramente si ricordano il punto esatto dove hanno sepolto le nocciole. Per ritrovarle contano più sull'olfatto che sulla memoria, e può succedere che scovino per caso il nascondiglio di qualcun altro. Gli scoiattoli, infatti, non sono gli unici a cibarsi di nocciole. Di notte i topi selvatici vanno in cerca delle nocciole che gli scoiattoli si sono lasciati sfuggire di giorno. Sottoterra, spesso alla base degli alberi, questi intraprendenti roditori nascondono le loro provviste di nocciole, ghiande e semi da consumare durante l'inverno e la primavera. Il topo selvatico apre le nocciole in modo diverso dagli scoiattoli, limitandosi a un unico forellino nel guscio dal quale estrae il seme. Alla fine di maggio, la maggior parte delle piante ha già messo le foglie e il terreno è rivestito di fiori. Gli scoiattoli saltano allegri da un ramo all'altro, sfruttando alacremente la fioritura delle querce, che produce un polline nutriente. Sono talmente leggeri da riuscire a stare anche sui ramoscelli più sottili, bilanciandosi con la coda. Ma la bella stagione porta con sé anche un inconveniente, le pulci. Lo scoiattolo deve dedicare molte cure al proprio pelo per evitare di essere infestato dalle pulci e quindi cadere vittima di malattie. L'ultima parte che viene pulita è sempre la coda. Ogni scoiattolo occupa un territorio ben definito e a volte si sovrappone parzialmente a quello di altri esemplari. Se il cibo non manca, questi animaletti si tollerano a vicenda e non sono troppo aggressivi. La situazione cambia durante la stagione degli amori, all'inizio della primavera, quando i maschi scacciano i rivali dal proprio territorio in malo modo. Se l'anno precedente il cibo è stato scarso o se la primavera ritarda, gli scoiattoli possono rimandare o addirittura saltare il ciclo riproduttivo. Il controllo del territorio non è una faccenda che si possa discutere da gentiluomini. Di solito viene instaurato con aggressivi inseguimenti. In genere il maschio più forte, spesso più anziano, riesce a cacciare l'intruso. Al termine dell'inseguimento qualche volta c'è una breve schermaglia e se l'avversario non sa ritirarsi in buon ordine rischia di prenderle davvero. A giugno gli scoiattoli passano da una dieta ricca di fiori ad una alimentazione a base di foglie che in questo periodo sono ancora tenere e nutrienti. Più avanti invece le foglie accumuleranno composti tanninici dal sapore sgradevole e si induriranno per proteggersi dalle razzie degli insetti. Con l'avanzare dell'estate il sottobosco si fa più rigoglioso. Sono infatti molte le piante che si sono adattate a vivere all'ombra degli alberi. Il caprifoglio è una delle specie più alte,
avendo bisogno di luce e dovendo attirare gli insetti impollinatori. Altre specie di fiori crescono esclusivamente in boschetti ben soleggiati o nelle radure. Quando le nocciole incominciano a prendere forma, gli scoiattoli non perdono tempo e fanno man bassa dei frutti acerbi che sono già dolci e nutrienti, nonostante il seme non sia ancora ben formato. Tanto gli scoiattoli quanto le ghiandaie aiutano inconsapevolmente la riproduzione degli alberi. Infatti, anche se lo scoiattolo riesce a ritrovare una parte delle provviste che ha nascosto, molti semi resteranno sottoterra, pronti a germogliare la primavera successiva. Quando c'è abbondanza di cibo nel bosco, gli scoiattoli stipulano un patto di non aggressione, in base al quale tutti hanno il permesso di scorazzare sui rami di qualsiasi albero e di nutrirsi a sazietà. I rami diventano allora una specie di trafficata rete stradale per spostarsi nel bosco da un albero all'altro senza scendere quasi mai a terra. A volte si appendono alle zampe posteriori per raggiungere il boccone desiderato. Gli scoiattoli non distinguono bene i colori e riconoscono soltanto le sfumature del giallo. Non a caso ghiande e nocciole assumono varie tonalità di questo colore. Gli scoiattoli si nutrono anche dei funghi che verso la fine dell'estate crescono sui rami morti. La popolazione degli scoiattoli non è mai stabile. Ogni anno sono numerosi i giovani che muoiono per le malattie, il freddo o la fame. A ridurre ulteriormente la popolazione di questi animali è stata la progressiva scomparsa delle foreste. Ma in alcune zone europee essi hanno dovuto subire una minaccia ben più grave. Alla fine dell'Ottocento in Inghilterra fu introdotto dall'America lo scoiattolo grigio, una specie simile a quella europea, ma molto più adattabile e resistente. Da allora la sua popolazione non ha smesso di crescere, dapprima occupando le stesse aree della specie autoctona, poi soppiantandola del tutto in alcune zone e in particolare nelle foreste di alberi decidui. Più pesante e robusto del padrone di casa, tollera meglio i periodi di carestia e, avendo meno paura degli uomini, riesce a vivere anche nei parchi e nei giardini delle città. Gli scoiattoli grigi sono inoltre meno schizzinosi di palato e si cibano delle cose più disparate. Persino i resti di un panino possono assicurare un pasto. A maggio e a giugno la linfa degli alberi è particolarmente ricca di sali minerali e zuccheri. In questo periodo lo scoiattolo grigio strappa piccole strisce di corteccia tenera per raggiungere la linfa. Questo segna spesso la morte dell'albero e provoca un'aperta dichiarazione di guerra da parte dei coltivatori. Anche gli scoiattoli europei si comportano allo stesso modo con le conifere, ma sicuramente in modo più discreto. Il tasso di mortalità dello scoiattolo grigio nel primo anno di vita è molto più basso di quello della specie europea e quindi ogni retrocessione naturale nella popolazione dello scoiattolo nostrano assicura nuove opportunità di avanzata per il grigio. Oggi lo scoiattolo grigio è divenuto la specie dominante in Inghilterra e nel Galles e si sta insediando nelle foreste di conifere della Scozia, dove un tempo si credeva che non sarebbe riuscito ad adattarsi. Abituato a trascorrere molto più tempo a terra del suo debole avversario, d'inverno cerca le ghiande e gli altri semi che ha nascosto sia sottoterra, sia nelle cavità degli alberi. Nelle foreste del resto d'Europa, la specie autoctona continua a vivere pressoché indisturbata.
Quando torna la primavera, soprattutto dopo l'alba e poco prima del tramonto, l'attività è frenetica per approfittare al massimo delle nuove risorse. Ecco che allora si disotterrano bulbi di campanula o si cercano funghi e si ricontrollano i coni rimasti a terra dall'anno precedente. Come sempre, lo scoiattolo preferisce mangiare in una postazione elevata. Un tronco d'albero cosparso di resti di coni è il primo indizio della sua presenza. Le conifere alternano generalmente annate molto abbondanti ad annate di scarsa fioritura. Solo gli alberi di almeno 35 anni sono in grado di garantire una disponibilità continua di coni fino alla produzione dei nuovi semi. I coni verdi dell'anno precedente si sono seccati e induriti. In aprile si schiudono e liberano i semi. Solo a questo punto sono accessibili agli uccelli, come per esempio alla cincia mora. I semi si staccano e vengono dispersi dal vento. Anche il topo selvatico trae beneficio dalla caduta dei semi, aprendoli per estrarre il frutto. Ma sono milioni e ne resterà pur sempre qualcuno intatto che riuscirà a germogliare nel terreno umido della foresta. Gli scoiattoli si svegliano all'alba per approfittare il più possibile delle giornate lunghe e dell'abbondanza di cibo. Secondo le stime ufficiali, ogni scoiattolo consuma circa 40.000 coni all'anno, vale a dire oltre 2 milioni di semi. Rimuove ad una le scaglie dure del cono per raggiungere i semi, li sguscia e butta via il resto. Quando proprio non gli rimane altro da rosicchiare, getta l'avanzo del cono ridotto come un torsolo di mela. In prossimità della stagione degli amori, le femmine segnalano la loro disponibilità lasciando sugli alberi tracce odorose. Questo incoraggia i maschi a seguirle e a difendere il territorio da eventuali intrusi. Se attorno ad una femmina si raccolgono più contendenti, la tensione il più delle volte sfocia in una zuffa. Il corteggiamento ha luogo per lo più sugli alberi. A giugno gli alberi sono ricoperti di fiori maschili e di fiori femminili acerbi. Sembrano alberi di Natale con le candeline. I fiori maschili sono colmi di polline, che cade sui fiori femminili grazie all'azione del vento. Tutto è chiaramente affidato al caso, perciò ciascun albero deve produrre milioni di grani di polline per garantire l'impollinazione. Ogni mattina e ogni pomeriggio gli scoiattoli assaporano il piacere dei prelibati fiori. In questo periodo dell'anno trascorrono le ore più calde della giornata riposando sui rami esposti alla brezza nelle posizioni più strane. I piccoli nascono in primavera o in estate. È la madre che si assume il compito di allevarli. Questi cuccioli di 3 settimane rimarranno almeno per altri 2 mesi al sicuro nel loro nido di muschio. Gli artigli sono già formati, ma le orecchie stanno iniziando a spuntare solo adesso. La specie europea partorisce al massimo 4 cuccioli,
mentre lo scoiattolo grigio ne dà alla luce anche 6 per volta. I piccoli sono facile preda delle martore, dei gatti selvatici e degli uccelli predatori come il gheppio. È sempre la femmina che provvede alla difesa del nido. Di fronte a un pericolo, gli scoiattoli sono in grado di spiccare salti di oltre 3 metri. Alla fine di luglio inizia la stagione dei coni verdi, una ennesima ghiottoneria. Gli scoiattoli riescono ad addentare le scaglie ancora morbide e a raggiungere i semi. Per gli uccelli questo è impossibile. Gli acrobatici roditori si spingono agilmente fino all'estremità dei rami più sottili, dove si trovano i coni migliori. Dopo 9 settimane di vita, i giovani lasciano la tana e iniziano ad esplorare il mondo dall'alto degli alberi. Anche nelle annate migliori, più della metà dei giovani scoiattoli non arriva a compiere un anno di vita a causa dei predatori e delle malattie. Quindi solo un terzo della popolazione adulta viene rimpiazzato ogni anno. Inoltre, poiché gli scoiattoli si riproducono in funzione della disponibilità di cibo, dopo qualche annata difficile ci vuole molto tempo prima che la popolazione torni ai livelli che precedevano la crisi. I giovani sanno per istinto come comportarsi con i coni. L'unico problema è che, essendo ancora piccini, non hanno abbastanza forza. L'abilità si acquisisce con l'esperienza. Entro l'autunno diventeranno forti e abili come i loro genitori. Ad agosto assomigliano sempre di più agli adulti, con tanto di coda folta e ciuffetti sulle orecchie. Verso la fine dell'estate iniziano già a sotterrare il cibo. Un tempo si pensava che questo fosse sintomo di previdenza e pianificazione per affrontare l'inverno. In realtà l'istinto a immagazzinare scorte scatta quando c'è cibo in eccesso e non ha nulla a che vedere con le stagioni. In autunno le nocciole e i coni sono maturi. Con l'incalzare dei primi freddi, gli scoiattoli mangiano sempre più freneticamente, sempre per accumulare i grassi necessari per l'inverno. Anche durante gli inverni più rigidi, usciranno di tanto in tanto dalla tana per mangiare. Ormai l'attività degli scoiattoli è limitata alle ore centrali della giornata. A prescindere dalla temperatura dei mesi freddi e dalla quantità di neve, questi piccoli mammiferi sono sempre riusciti a sopravvivere, nonostante la popolazione subisca sbalzi repentini. Forse proprio la variazione numerica è l'adattamento più efficace che permette da sempre ai graziosi roditori di vivere in equilibrio con le riserve alimentari fornite dalla foresta. Fintanto che esisteranno boschi rigogliosi, gli scoiattoli continueranno a sotterrare semi e a coltivare così i loro immensi giardini.